Non posso crederci. Gelidanima già ci ha abbandonata davanti a noi, senza sorveglianza, proprio come diceva lo gnomo. Venite, eroi! Siamo i reietti. Faremo a pezzi chiunque si ponga sul nostro cammino. Che cosa siamo, se non schiavi di questo tormento? Stando così vicino alla lama che ha spezzato la mia vita, il dolore si rinnova. Non oso toccarla. State indietro! State indietro mentre cerco di comunicare con la lama. Forse la nostra salvezza giace al suo interno. Attenta, ragazza! Già in passato ho sentito dire che quella lama maledetta ci avrebbe salvato. Guardati attorno e vedi cosa ha creato Gelidanima. Uther! Uther! L'araldo della luce! Ma come... Non hai molto tempo. Il re dei Lich vede tutto ciò che vede la spada. Sarà qui tra poco. Il re dei Lich è qui! Allora in questo giorno si compirà il mio destino! Non puoi sconfiggere il re dei Lich. Non qui. Saresti folle a provarci. Ucciderebbe quelli che ti seguono e li trasformerebbe in potenti soldati del flagello. Ma per te, Sylvanas, la sua ricompensa per te sarebbe ancora peggiore. Deve esserci un modo. Forse, ma sappi questo. Ci dovrà sempre essere un re dei Lich. Anche se abbattessi Arthas, un altro dovrà prendere il suo posto. Che senza il controllo del re dei Lich, il flagello si abbatterebbe sul mondo come uno sciame di locuste, distruggendo ogni cosa. Chi potrebbe sopportare un tale fardello? Ah, non lo so, regina Banshee. Ho il sospetto che il frammento di Arthas che sopravvive all'interno del re dei Lich sia l'unica cosa che impedisce al flagello di distruggere Azeroth. Ahimè, l'unico modo di sconfiggere il re dei Lich è distruggerlo nel luogo in cui è stato creato. Il trono di ghiaccio. Già. Sta arrivando! Dovete... Silenzio, dovete... paladino. Desiderate, mio signore. Soldati di Lord Aeron, ascoltate la chiamata del vostro padrone. Non mi sfuggirai così facilmente, Arthas. Avrò la mia vendetta. Posso attaccare questo bersaglio? Ah!
portata. Uomini, donne, bambini. La rabbia del padrone non ha risparmiato nessuno. La vostra morte non sarà diversa. Disperazione così deliziosa. Disperazione. Paura così deliziosa. Esaltante. Merwin, feriscili! Posso attaccarlo. Non ho un bersaglio. Che troverete qui? Sarete ridotti in polvere! La vostra carne marcirà sotto i vostri stessi occhi! Scappate verso il vostro destino! Il suo abbraccio gelido e amaro vi attende. Siete degni di affrontare il re dei Lich. Eroi, presto, a me!
Dobbiamo andarcene immediatamente da questo posto. Farò il possibile per trattenerlo qui mentre fuggiamo. Che gioia c'è in questa maledizione? Tenete a bada i non morti! Abbatterò questa barriera! Un'altra barriera! Tenete duro, campioni! Abbatterò questo muro! Giochetti, Arthas! I tuoi muri non possono fermarmi! È fuori dalla mia vita! È troppo lontano! Non ci impedirai di fuggire, demonio! Tenete lontani i non morti mentre io abbatto questa barriera! Devo avvicinarmi. Troppo apertura là davanti. Andate, ora! Maledetto vicolo cieco!
Quindi è così che deve finire. Preparatevi, eroi, perché oggi affronteremo lo scontro finale. Crinale crollerà da un momento all'altro. Siamo al sicuro, per ora. La sua forza è aumentata di 10 volte dall'ultima battaglia. Ci vorrà un grande esercito per abbattere il re dei Lich. Un esercito ancora più potente dell'Orda. Non ho tempo per giocare. Siamo i reietti. Faremo a pezzi chiunque si ponga sul nostro cammino. Di questo posto. Sento il sangue che si ghiaccia. Che cos'è là davanti? Che sia. Eroi, al mio fianco! L'unica cosa che ho sempre desiderato è studiare. Sto cercando di riflettere. D'anima, la lama che ha distrutto il nostro regno. State indietro! Se toccate quella lama, la vostra anima resterà segnata per l'eternità. Devo tentare di contattare gli spiriti imprigionati dentro Gelidanima. Fatemi spazio! State indietro! Jaina, sei veramente tu? Caro Uther, mi spiace tanto. Jaina, non hai molto tempo. Il re dei Lich vede tutto quello che vede la spada. Sarà qui tra poco. Arthas è qui? Forse io... No, ragazza. Arthas non è qui. Arthas è solo una presenza nella mente del re dei Lich. Una presenza che sbiadisce. Ma Uther, se c'è una speranza di arrivare ad Arthas, io... Devo provarci. Jaina, ascoltami. Devi distruggere il re dei Lich. Non è possibile ragionare con lui. Ucciderà te e i tuoi alleati e vi trasformerà tutti in potenti soldati del flagello. Dimmi come, Uther. Come posso distruggere il mio principe? Il mio... Concentrati, ragazza. Devi distruggere il re dei Lich nel luogo dove si è fuso con Ner'zhul.
In cima alla spira, sul trono di ghiaccio, è l'unico modo. Hai ragione, Uther. Perdonami. Io non so cosa mi abbia preso. Riferiremo queste informazioni al re e ai cavalieri che stanno dando battaglia al flagello nella rocca della corona di ghiaccio. C'è un'altra cosa che dovresti sapere sul re dei Lich. Il controllo sul flagello non dovrà mai essere allentato. Anche se abbattessi il re dei Lich, un altro dovrà prendere il suo posto. Perché senza il controllo del re dei Lich, il flagello si abbatterebbe furiosamente sul mondo, distruggendo ogni creatura vivente. Un grande sacrificio da parte di un'anima nobile. Chi potrebbe sopportare un tale fardello? Non lo so, Jaina. Ho il sospetto che il frammento di Arthas che sopravvive all'interno del re dei Lich sia l'unica cosa che impedisce al flagello di distruggere Azeroth. Allora forse c'è ancora speranza. No, Jaina! No! Sta arrivando! Dovete... Silenzio, paladino. Vuoi entrare in contatto con i morti? Soddisferò il tuo desiderio. Stanze quando avrete finito. Come desiderate, mio signore. Soldati di Lord Aeron, ascoltate la chiamata del vostro padrone. Non potrai impedirmelo, Arthas. Devo sapere, devo scoprire. È troppo lontano. Mi serve un bersaglio.
serve un bersaglio. Troverete qui. È fuori dalla mia portata. Sarete ridotti in polvere. Sì, scappate. Scappate verso il vostro destino. Il suo abbraccio gelido e amaro vi attende. La cosa che ho sempre desiderato è studiare. Tenete a bada i non morti e potrò abbatterlo con i miei incantesimi. È troppo lontano. Devo avvicinarmi. Un'altra strada senza uscita.
Siamo quasi arrivati! Non mollate! Fuori dalla mia portata. Le tue barriere non ci tratterranno ancora a lungo, mostro. Le infrangerò tutte. Troppo lontano. C'è un'apertura là davanti. Andate, ora! Un vicolo cieco. Non abbiamo altra scelta se non combattere. Fatevi forza, eroi, perché questa sarà la battaglia finale. Presto! A bordo! Non dobbiamo indugiare! Non sappiamo quando l'intero crinale potrà collassare! Eroi. Avrei dovuto ascoltare Uther. Io dovevo vedere, dovevo guardarlo negli occhi un'ultima volta. Mi dispiace. Ora sappiamo quello che dobbiamo fare. Porterò queste notizie al re Varian e al gran signore Fordring. Shh! Sto cercando di riflettere. Che la luce sia con te. Fa' attenzione.